saluto a tutti. Ho cambiato l'idea di relazione con più diverse volte in questi giorni, ho cambiato anche questa mattina perché parlando con diversi di voi mi sembra di capire che erano diverse le domande politiche che vi ponevate, alcuni di voi, da quelle che magari ci poniamo noi come promotori, quindi faccio uno sforzo di improvvisazione e spero che mi riesca, che come dire, non fate un po'. Noi abbiamo chiamato questo convegno la sinistra alla crisi alternativa, cioè ho voluto un po' di coraggio perché la tesi mainstream che sarebbe finita questa dicotomia è un dicotomia destra-sinistra, su questo penso che ci soffermeremo questa sera ma soprattutto domani. Però cos'è stata la sinistra? Secondo noi è stata fondamentalmente due cose. È stato l'unico luogo in cui si è fatto un ragionamento sul destino storico del capitalismo e sulla possibilità di una società post-capitalista o altra dal capitalismo. Nessun altro luogo politico ha posto come costitutivo questa domanda. Sono state date risposte a sinistra anche differenziate, ma questo è ciò che caratterizza la sinistra. Ma la sinistra è stata anche un'altra cosa. È stato lo strumento o il vettore della mobilitazione di masse sterminate di oppressi in tutto il mondo. Che cosa ci sarebbe non più di sinistra oggi? Forse il secondo aspetto, la sinistra, soprattutto quella italiana, non è affatto veicolo dell'emancipazione della spinta liberatrice degli oppressi, dei lavoratori, dei proletari, è diventata sostanzialmente liberista o a pari titolo prigioniero della trappola dell'euro e dell'eurozona. Ma non è morto il lato che noi ci teniamo in modo particolare a difendere, quello di, come dire, che la sinistra è stata e che continua ad essere l'unico luogo in cui si può immaginare o si può riflettere su quella che è considerata un'utopia, la fuoriuscita dal capitalismo. Io penso che una delle ragioni del successo di questo convegno sia anche questa, che dopo anni di grande risveglio in settori ampi della società civile, tutti ci siamo rimessi a studiare l'economia, una cosa molto complicata, la moneta, materia molto metafisica, perché tutti abbiamo percepito che siamo dentro a un periodo di cambiamento storico. E penso che questo convegno dimostra non solo che c'è una consapevolezza diffusa che siamo dentro a un mutamento storico profondo della struttura sociale, degli equilibri geopolitici, dei modi di vita delle persone. Se questo convegno ci ha successo è perché la domanda che cosa c'è dopo il capitalismo persiste anche nella coscienza di chi non si considera di sinistra. Vorrei anche ricordare che, per essere un po' dentro il dibattito degli economisti, che la domanda sulle sorti del capitalismo non è stata essere posta per primo Karl Marx, era la domanda che si è posta lo stesso Adam Smith, Ricardo, Malthus, l'economia classica, quando un tempo ci si interrogava sulla visione del mondo e su quale fosse il destino di questo modo di evoluzione capitalista. L'avvento dell'economia neoclassica non è stato solo, come dire, di una dottrina economica e economica rispetto a un'altra, è stato l'abbandono dell'interrogazione, dell'investigazione su come deve evolvere la nostra umanità e se questo sistema sociale capitalistico possa essere l'ultima frontiera possibile. Noi non pensiamo che sia l'ultima frontiera possibile. Quindi siamo dentro a un periodo di cambiamenti storici, ma io ritengo che non abbiamo ancora conosciuto la data periodizzante del cambiamento. Io penso che ci sono state, chiaramente vado per titoli, perché ho solo 25 minuti, due date periodizzanti, quelle che ci riguardano qui voglio dire. Il 1971, quando gli Stati Uniti sotto la decisione di Nixon decidono di sganciare il dollaro da loro, tutte cose che più o meno voi sapete, e la seconda data periodizzante è l'89-91, il crollo dell'Unione Sovietica. Secondo me sono queste le due date periodizzanti che ci abbiamo alle spalle. Non è ancora avvenuta la data periodizzante che apre al nuovo periodo. Ci siamo dentro questo periodo di cambiamento. Perché è periodizzante quella data del 71? È periodizzante perché sganciando la moneta dalle riserve auree inizia, secondo noi, l'epoca che potremmo chiamare di finanziarizzazione dispiegata o di capitalismo casinò. Noi riteniamo che il capitalismo o la formazione sociale capitalistica che si è affermata dopo quella data periodizzante, non solo in virtù di quel cambiamento ovviamente, la formazione sociale che si è affermata non è più soltanto capitalista. Per semplificare brutalmente, Marx ci diceva che già parlava di capitale interesse, Riccardo già parlava di rendita,
cioè di classi sociali che succhiano il plus valore allo stesso capitalismo industriale. Bene, secondo noi dal 71 in poi è iniziato un processo per cui all'interno della classe dominante, del sistema politico-economico dominante, ha preso il sopravvento un settore particolare di questa borghesia, la borghesia della finanziarizzazione, quella che vive il capitale all'interesse, cioè quella che vive di rendita e che quindi succhia più valore all'economia reale. Non è solo un cambiamento economico, perché come vedete bene, l'ideologia di questa nuova aristocrazia mondiale è l'ideologia neoliberista. E tutto andava bene, ma dalla Marchesa fino alla grande crisi che scoppia negli Stati Uniti nel 2007 e nel 2008 e si riverbera in Europa. Quindi quella data verificante, la nascita per semplificare la moneta fiat, porta con sé, come dire, questa controindicazione, questa nascita di un sistema di finanziarizzazione totale che supera le stesse analisi che venivano fatte dell'imperialismo, perché l'imperialismo era la compenetrazione del capitale finanziario e industriale. Ora il capitale industriale è sussunto dal capitale finanziario, dalla pura speculazione finanziaria, e si è formata una classe dominante che ha sussunto a loro volta le banche centrali degli Stati. Questo sistema è entrato in crisi nel 2008-2007-2009 e questa crisi si è riverberata in Europa in un modo catastrofico, che vedremo e ce lo spiegheranno anche gli economisti. Ma la seconda data caratterizzante che ci interessa per capire da dove nasce l'Unione Europea. L'Unione Europea nasce come, diciamo così, rivestimento dello soccolo duro dei paesi NATO. Quindi secondo noi nasce come un consorzio imperialistico. Non c'entra niente con l'europeismo di Spinelli. L'europeismo di Spinelli è lo specchietto per gli allori. L'Unione Europea si costituisce sulla base dello soccolo duro dei paesi NATO. Nel momento in cui il mondo era diciamo, cosa succede? L'accelerazione viene vera, quindi trattati di Maastricht, dell'euro, avviene dopo il crollo del cosiddetto crollo del socialismo reale. Questa sì che è una data realizzante e ci interessa come sinistra, perché questa sinistra non è stata in grado di capire, di investigare, di ragionare a fondo su perché quel sistema socialista, cosiddetto socialismo reale, è fallito e come si sarebbe potuto costruire un'idea di socialismo quanto meno plausibile. La sinistra è morta sotto quelle macerie ed è morta sotto quelle macerie e poi addirittura si è fatta il funerale da sola, come dire, da un mito, quello del socialismo reale, che solo è da venire, è passata al mito, spiegheremo anche un tabù, dell'Europa. La sinistra ha due miti importanti, due tabù importanti, scusate, il tabù è quella cosa che non nominabile, non toccabile, che contano il tabù della sovranità nazionale e il tabù del protezionismo. Allora, cosa è accaduto con l'Unione Europea? Quello che molti economisti ormai ricordano, c'è stato un processo che noi chiamiamo germanizzazione. Sì, lo sappiamo, che è crollata l'Unione Sovietica, la riunificazione di Germania, la Francia che tenta di agganciare la Germania per contenere le spinte espansionistiche della Germania. Che cosa è accaduto in realtà? Che dentro questa gabbia dell'euro la Germania è diventata la potenza centrale dell'Unione Europea e ha sorto uno squilibrio o asimmetria secondo altri, per cui la Germania ha, come dire, fagocitato anche altri paesi. Tra questi paesi c'è anche l'Italia, questo lo sapete. Quindi si pone o non si pone un problema nazionale per il nostro paese? Non solo per il nostro paese, per tutti i cosiddetti PIS e probabilmente anche per la Francia e probabilmente lo vedremo alle prossime elezioni europee. Ma per la sinistra la sovranità nazionale è un tabù. Non si può toccare, perché se tocchi la sovranità nazionale, come dire, va a coppia col discorso del nazionalismo o addirittura del fascismo. Come se la nazione non fosse un risultato storico, ma fosse una specie di spauracchio, come se fosse la culla possibile, solo quella, delle svolte nazionali, del fascismo e così via. Come se non fosse vero che il movimento comunista internazionale ha vinto e dove ha vinto anche grazie al fatto che ha impugnato la questione nazionale. Quando è che è giusto impugnare la questione nazionale? È giusto impugnare la questione nazionale quando diventa uno strumento per combattere le potenze economiche che soggiogano gli altri paesi, che soggiogano i lavoratori. La comunità nazionale è frutto di una lunga storia e questa comunità nazionale, grazie a questa lunga storia, ha sedimentato tra i cittadini. E noi non possiamo negare, e ha ragione sapere, l'internazionalismo degli imbecilli, l'odio nazionale che cova in tanta parte della sinistra. Questo significa, era
l'abbiamo visto anche nei movimenti sociali che abbiamo, come dire, che si sono mossi negli ultimi tempi, spianare la strada a una possibile svolta nazionale di destra, lasciare il campo della difesa nazionale, della sovranità nazionale, quindi anche democratica e monetaria, alle destre. Uno dei significati del nostro convegno è che vogliamo dimostrare che esiste una sinistra che non lascia questo campo alle destre, né neofasciste né liberiste. Io vorrei citare il caso della Repubblica di Weimar, a proposito del dibattito che c'è a sinistra. La Germania ci è sconfitta dalla prima guerra mondiale, è costretta a pagare tante cose, tra cui i famosi crediti di guerra. La Germania di Weimar non riesce a pagare questi crediti di guerra e la Francia, che è una potenza vincitrice nel gennaio del 23, invade la loro, il polmone economico della Germania. Ora, noi sapevamo, scusate se faccio queste meditazioni da sinistra, noi sapevamo che la guerra imperialistica, la prima grande guerra in Cucina, era una guerra tra grandi potenze capitalistiche per spartirsi il bottino, cioè una guerra imperialistica. Quindi la Germania, che aveva anche provocato la guerra, era una delle principali potenze imperialistiche mondiali. Quando c'è l'occupazione della guerra, nasce un movimento spontaneo di rivolta della popolazione per cacciare le truppe occupanti francesi. Questo movimento di protesta nasce spontaneamente e anche sostenuto per certi settori politici del governo di Weimar, e sono le destre inizialmente che partecipano tra le prime file a difendere, per cacciare i truppi occupanti. Le truppi occupanti si comportano come truppe, come stato d'emergenza, legge marziale, fucilazioni, arresti in massa e così via. Il Partito Comunista Tedesco c'è una discussione. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo difendere la Germania o ce ne freghiamo? Possiamo essere differenti. La posizione che propone il Comintern, cioè la centrale internazionale comunista, è che dobbiamo partecipare al movimento di liberazione nazionale tedesco per cacciare l'occupazione francese, ma in base a quale ragionamento? A un ragionamento che secondo me serve ci porta all'Italia. La Germania, dopo i trattati di Versailles, la Germania esce sconfitta da quella guerra, non era più propriamente un paese integralistico, era un paese ridotto a una situazione di protettorato. Io vorrei vi faccio questo esempio perché vorrei far reggere in piedi l'analogia tra la Repubblica di Weimar e la nostra situazione attuale. Era di fatto diventato un protettorato, costretto a pagare grandi crediti, l'industria doveva lavorare per esercitare. E la Germania non riusciva a pagare quei crediti. I francesi occupano, e questo movimento di liberazione nazionale, che partecipano ampiamente anche le forze della sinistra, tra cui i socialdemocratici, riesce a cacciare i francesi. E quindi la destra non avanza. Quando è che avanza la destra nazista in Germania? E non come si pensa per la grande inflazione che poi fu debellata dai primi anni 20. Avanza quando, con la grande crisi del sistema capitalistico del 29, impatta sulla Germania, già fortemente ferita in un modo devastante, di disoccupazione al 20%, quella giovanile al 40-50, dovevano continuare a dedicare una parte importante della loro posizione interna ai crediti di guerra. E si afferma proprio perché, diciamo così, le potenze vincitrici avevano deliberatamente l'intenzione di comunicare non solo le classi dominanti tedesche o i circoli di soldi che hanno fatto la guerra, ma la nazione tedesca. Ora, c'è o no una questione nazionale in Europa che si pone dentro questa Unione Europea? Dati non solo gli squilibri e le asimmetrie, ma la situazione di potenza politica che si viene a verificare con la Germania al centro e con l'Italia che è una situazione di protettorato. Voi sapete tutti che tutti i piani austeritari sono stati imposti dalla BCE e imposti da Bruxelles e dalla Commissione Europea. Voi sapete tutti che ogni volta che il governo decide, per esempio la legge di stabilità, deve prima sottoporre la legge di stabilità all'opinione. Siamo in una situazione di protettorato. Noi riteniamo quindi che sollevare la questione nazionale è un atto necessario se vogliamo fare in modo di salvare questo paese e le masse popolari dalla catastrofe che è imminente. Perché noi crediamo che la catastrofe è già qui, ma il sospetto che noi abbiamo, che hanno numerosi economisti, che dicono loro stessi, è che la situazione possa diventare ancora più catastrofica. Quindi, impugnare dal punto di vista del movimento dei lavoratori e di sinistra la questione nazionale, come questione democratica, legandola alla questione costituzionale. Noi abbiamo avuto, penso, un caso interessante, il movimento del 9 dicembre. Il movimento del 9 dicembre, un movimento interfascista, la forza motrice di questo movimento sono stati i piccoli industriali, ceto medio. Un ceto medio frantumato e fracassato da questo. Ma dopo qualche giorno abbiamo visto, e qui c'è stato dentro, non per chi ha ascoltato la TV o per chi legge Repubblica, standoci dentro, che cosa abbiamo visto? E se quella è stata la forza motrice,
la prima linea del fronte della lotta è stata occupata dalla gioventù, e non erano piccoli imprenditori, questi giovani, non erano piccoli borghesi o cioè erano giovani precari, giovani lavoratori, giovani disoccupati. Perché questo movimento è così importante e l'abbiamo segnalato anche nel video della Repubblica? Perché per la prima volta non è stato un movimento di sindacalismo sociale, con qualche obiettivo che vogliamo questo, vogliamo quello, ma ha posto direttamente la questione politica della riconquista della sovranità nazionale e monetaria e della difesa dell'applicazione della nostra Costituzione. È un segnale molto importante, perché questo convegno potrebbe essere, se veniva fatto qualche mese fa, era uno dei tanti convegni importantissimi di discussione, di elaborazione, di riflessione, ma che restava chiuso in cinacoli, diciamo così, di un certo medio intellettuale che si interroga sulla base su come uscirne e cosa fare. È la prima volta col movimento del 9 dicembre che questa questione della sovranità monetaria nazionale è uscita dai cinacoli degli intellettuali, è passata nelle strade e nelle piazze. Secondo noi è un segnale, è un primo inizio. È un primo inizio molto promettente, perché allora vuol dire che dobbiamo saldare l'intellettuale collettivo che ragiona, chi ha delle conoscenze, con questo movimento di massa nascente. Il movimento 9 dicembre cambierà pelle più forte, ma noi crediamo che come movimento carsico emergerà ben presto e abbiamo bisogno di saldarci a questi movimenti sociali e di far uscire il dibattito sulla sovranità monetaria, sull'uscita da questa crisi, da questi stretti cenacoli intellettuali, per quanto importanti essi siano. Questa fase è già finita. Ecco forse una delle ragioni per cui questo convegno, diciamo così, ci ha avuto questo successo, perché la comunicazione non ha atteso, perché sono state tante le forze che non hanno votato. Sono numerose le forze che non hanno votato, perché giustamente lei l'ha ricordato agli amici, ha ricordato a coloro che ci hanno aiutato, e io devo invece dedicare un pensiero a coloro che hanno deliberatamente portato questo convegno, oppure l'hanno silenziato, oppure l'hanno silenziato. È venuto in media mainstream ovviamente, ma è venuto anche a sinistra, perché quando gli tocchi questi tabù c'è il terrore della contaminazione con le destre, il principio della sovranità nazionale, quello che abbiamo detto prima, il nazionalismo, il quadrismo e il protezionismo. Allora, siamo dentro questo periodo di profondi cambiamenti. Noi non riteniamo che questa Unione Europea può tenere, e non riteniamo nemmeno che sia possibile fattibile il passaggio degli Stati Uniti e d'Europa, che sarebbero il loro punto di vista, quello a cui si attacca questa sinistra è l'ipotesi che questo salto sia ancora possibile. Ammesso che sia auspicabile, noi non ce lo auspichiamo, questo è il punto, è la nostra differenza con la sinistra mainstream. Noi non ci auspichiamo il passaggio agli Stati Uniti d'Europa, perché sarebbe una potenza imperiale nella quale evidentemente sono le potenze più forti al suo interno che dettano le regole. Non abbiamo mai visto imperi democratici. La democrazia si sposta con lo Stato-nazione, questo è stato storicamente sempre così. E anche per questo noi vogliamo difendere le nostre posizioni e denunciamo le violazioni e gli stupri che questo cielo politico di delinquenti e di quisling ha fatto negli ultimi 20 anni. L'importanza, perché la campagna di calunnie contro il movimento 9 dicembre, che come il movimento popolare raccoglie di tutto, come sempre per questo, di più diversi ceti, di più diverse opinioni, ha raccolto ciò che è il depositato dell'Italia degli ultimi 30 anni, ma c'è stato chiaro uno dei 7 punti della piattaforma, la difesa e l'applicazione della nostra Costituzione. Lì dobbiamo agganciarci perché come leggerete dalla cartella, noi proponiamo forza dei documenti che dice che dobbiamo formare un comitato di liberazione nazionale. Anche altri hanno sollevato la stessa proposta, probabilmente riterrete questa cosa ambiziosa, perché voglio dire, le forze che noi riusciamo a mettere insieme in campo, anche se oggi sono superate, anche ammesso che vengono, diciamo si sono troppo deboli, ma noi dobbiamo renderci conto, assumerci la responsabilità che non c'è alternativa possibile al declino catastrofico di questo paese, se non nel mondo che negli ultimi 2-3 anni si è impegnato per difendere, per riconquistare la sovranità monetaria, la sovranità nazionale e la democrazia. Non c'è alternativa, sta sulle nostre spalle.
Quindi l'appello nostro non è a fare un altro coordinamento di sinistra oppure di centro-sinistra oppure di centro-sinistra-destra. L'appello nostro è a unire le persone in buona fede per costruire un'alternativa politica a questa banda di criminali che ci vuole. Perché prima o poi cadranno. Prima o poi dovremo farli cadere. Allora per questo, oltre all'euro per andare dove? E chiediamo le opinioni anche dei nostri amici e degli economisti. Perché le vie possibili di uscita sono differenti. Voi sapete che alcuni di noi parlano di uscita da sinistra dell'euro. È una semplificazione probabilmente totale. Non è tanto un dato tecnico, quando chiudono le banche il venerdì sera, quanto tempo occorre per stampare la moneta. Ne abbiamo discusso 2 anni, ci sono delle ipotesi, voglio dire, come funziona l'ALBA. E il problema è fondamentalmente politico, che di uscite possibili, secondo me, ce ne sono almeno 4 dall'euro. 4 uscite possibili. Siamo uscite socialisti. Un'uscita socialista. Si esce dall'Unione Europea, si fa una rivoluzione del sistema sociale per cui si collettivizzano le mezze produzioni, si va verso un sistema autogestito, no? Si supera il mercato capitalistico e così via. Noi non riteniamo probabile questa scelta, per diverse ragioni, ho pochi minuti, non mi ricordo, quindi è un'ipotesi non probabile. C'è un'uscita liberista dall'Europa, quella che è probabilmente nel loro piano B, forse c'è anche un piano C, perché non dobbiamo mitizzare il ritorno, perché se facciamo la sinistra è da buco, ma se noi commettiamo l'errore di fare dei miti, facciamo anche qui un grave errore. Loro possono avere un progetto di ritorno alle monete nazionali, fermo restando i paradigmi neoliberisti e la grande finanziarizzazione che abbiamo fatto. Si può, ci sono tanti paesi che hanno le loro monete sovrane, stanno fino ai capelli dentro un sistema liberista di oppressione, di sfruttamento e di giugulazione finanziaria. C'è un'uscita di testa, con delle varianti. Poi c'è anche un'uscita fascista, perché non ce lo vogliamo dire? Noi non abbiamo il tabù del fascismo, ne vogliamo parlare, perché bisogna sfidare questi neofascisti che risorgono, data la crisi, perché questa crisi fa risorgere grandi domande e necessita risposte, c'è anche la loro risposta. Un'uscita di fascismo, perché negarlo? Io non vedo questo pericolo come minaccia imminente, ma loro pensano che ci sia un'uscita possibile. Un'economia completamente stabilizzata, anche loro chiedono la moneta nazionale monetaria, anche loro chiedono che la banca centrale sia in mano allo Stato. Qual è la caratteristica però, come dire, la differenza importante? Per questo la difesa della posizione importante è che loro pensano che la democrazia sia un appello, sganciano la questione della sovranità dalla questione della democrazia. Noi dobbiamo tenerli accoppiati, non vogliamo che divorzino la democrazia rappresentativa repubblicana dalla sovranità nazionale. La quarta uscita è quella che noi possiamo chiamare sovranista democratica, cioè un'alleanza sociale e politica delle forze democratiche che nel perimetro valoriale della Costituzione si uniscono per costruire un'alternativa strategica in questo paese. Il senso del documento che è allegato nella cartella è proprio questo. Quello che noi pensiamo come Comitato di Liberazione Nazionale è l'alleanza di tutte le forze su pochi punti precisi. Perché, come dire, la catastrofe che è imminente provocherà aspri scontri sociali e provocherà una fortissima polarizzazione sociale e politica. Dobbiamo giocarci questa partita, dobbiamo giocarcela organizzata e dobbiamo giocarcela uniti. Ognuno ha la sua identità, ideologica, culturale, religiosa, nessuno la vuole ledere questa identità, ma dobbiamo costruire qualcosa che nel vecchio linguaggio era un fronte, che noi non so, possiamo chiamarlo come volevo, l'unità delle forze sovraniste e democratiche. Perché ci sarà bisogno di questa alleanza di forze sovraniste democratiche, perché sennò questo paese non ha futuro e vorrei che tutti voi aveste questo senso di responsabilità che noi ci abbiamo sulle spalle, perché se ci andiamo da questo convegno, perché abbiamo forse capito qualcosa di noi e ce la siamo in realtà suonata, ma non ci mettiamo all'opera con un'attività politica, sociale, culturale, di controinformazione. Scusate, noi siamo moltissimi del successo, che siamo tutti noi. E noi non abbiamo una pretesa egemonica, noi proponiamo una bozza di documento per fondare un comitato promotore di un comitato di liberazione nazionale. Noi siamo un protettorato e dobbiamo renderci conto di questa situazione. Dobbiamo unire le più ampie forze sociali e politiche per cacciare i Quisling e i Gauleiter che sono al potere e per sganciare l'Italia dall'oppressione euro-germanica. Questa è la proposta che vi facciamo. Studiatela attentamente e adesso diamo la parola agli economisti.